prime fave di stagione. Quest'anno mi sono innamorata di questa leguminosa pazzesca. Realizziamo la crema a base di fave e foglie di menta fresca del nostro balcone. Vi ricordo che sul nostro sito Arcobaleno in Cucina ci sono tantissime ricette anche con fave. Sgraniamo le fave. Come mi suggerisce Marco, mio marito naturopata, le fave hanno tantissime proprietà. L'approfondimento potete trovarlo sul nostro sito Arcobaleno in Cucina, sezione alimentazione bioenergetica, dove Marco parla delle proprietà delle fave. Sgraniamo le fave. Incidiamo ciascuna favina con un coltello appuntito. E appena l'acqua bolle, le immergiamo. Acqua bollente senza sale. Cuociamo per circa 15 minuti. Poi le scoliamo con una schiumerola e le immergiamo in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio. Questo passaggio ci permette di fissare il colore verde delle fave. Eliminiamo la buccetta esterna per trattenere proprio la parte più tenera delle fave. In un contenitore alto e stretto mettiamo prima le fave, aggiungiamo un pochino di sale fine marino, le foglioline di foglie di menta fresca del nostro balcone, deliziose. Aggiungiamo panna vegetale e olio extravergine di oliva. Frulliamo con frullatore ad immersione e otteniamo una consistenza cremosa e densa, quindi non liquida, l'ideale per insaporire una pasta corta che prenda tutta la cremina. Allestiamo il piatto, deliziosa per guarnire un semplice piatto estivo. Alla base possiamo mettere una crema e poi guarnire ulteriormente il piatto con altri ingredienti. Arcobaleno in Cucina.